Runners e Benessere ritorna, una nuova puntata in questa domenica 6 di dicembre per parlarvi di tante cose al servizio dello sport, del podismo, della corsa, del benessere in modo particolare. Siamo in zona Maratona di Firenze, probabilmente per voi, sicuramente per voi è già finita nella domenica scorsa. Noi siamo qua per raccontarvi un po' di cosette insieme agli amici dell'esercito, esercito italiano che come ogni anno sono presenti qua all'Expo della Maratona di Firenze per promuovere i loro servizi e per far vedere la tanta attività anche al servizio dello sport, insieme al tenente colonnello Cespi per parlare proprio dell'esercito italiano qua. Innanzitutto, cosa ci fa l'esercito italiano in Expo Marathon? Innanzitutto buongiorno a tutti. L'esercito italiano, rappresentato dall'Istituto Geografico Militare e un infopoint dello stabilimento chimico farmaceutico militare, è presente al Marathon Expo per illustrare, oltre alle varie opportunità professionali che la Forza Armata offre ai giovani attraverso i rispettivi bandi di concorso, è qui anche per illustrare le varie possibilità di conoscere sia l'Istituto Geografico Militare per quanto riguarda il suo assetto e la sua competenza cartografica, e anche lo stabilimento chimico farmaceutico militare, che è sicuramente un ente peculiare della nostra Forza Armata. Chiaramente l'esercito da sempre legato ai valori sportivi, che appunto i valori morali che lo sport esprime, non poteva non essere presente alla 32esima edizione della Maratona di Firenze, in particolare qui all'Expo. Una squadra anche sportiva che avete nell'esercito, centro sportivo, qui stiamo parlando però dell'esercito, quello vero, che come si integra in questo caso insieme proprio a una maratona, a un evento sportivo e la vostra attività? Certo, la Forza Armata ha un centro sportivo proprio, olimpico dell'esercito, che annovera a sé diverse discipline. In questa occasione, in questo contesto della 32esima edizione, noi abbiamo diversi nostri atleti militari che sono effettive ai nostri reparti di Firenze, che parteciperanno in nome dell'esercito italiano alla maratona. Ho tentato di arruolarmi lo scorso anno, non ci rientro per l'età e per altri motivi, ma vogliamo ricordare per chi ci guarda, chi volesse eventualmente far parte della vostra organizzazione? Beh, noi chiaramente abbiamo varie possibilità professionali che possono essere di particolare interesse per i giovani. La prima, quella di base, che è quella rappresentata dal volontario in ferma prefissata di un anno, il cui concorso è aperto e sarà aperto fino al 3 di dicembre. Quest'anno, fra l'altro, è un concorso molto particolareggiato, perché dà la possibilità anche a professionisti già qualificati di potersi arruolare, parlo di muratori, di meccanici, di elettricisti e di idraulici, di arruolarsi proprio nella nostra Forza Armata svolgendo questo tipo di professionalità. In più, a breve uscirà il concorso per l'Accademia Militare, quindi i futuri ufficiali, i futuri dirigenti della nostra Forza Armata. E verso febbraio-marzo normalmente esce anche il concorso per maresciallo dell'esercito. Quindi, come vedi, si completano tutte le varie possibilità professionali che strutturano proprio la nostra organizzazione. Presenti insieme all'Istituto Geografico Militare, oggi a rappresentare l'esercito, abbiamo detto precedentemente, l'Istituto Geografico Militare che compiti svolge? Allora, l'Istituto Geografico Militare svolge compiti, ha due competenze particolari, una ovviamente nel settore cartografico e l'altra nel settore sempre territoriale. In particolare nel settore cartografico dobbiamo dire che l'Istituto Geografico è l'ente preposto alla realizzazione cartografica ufficiale dello Stato, e quindi presso l'Istituto sono a disposizione circa 120.000 volumi di carattere geografico e cartografico, quindi immagini di foto aeree e geografiche in scala 1 a 25.000, 1 a 50.000, e tutto il materiale è a disposizione presso la nostra sezione vendite in Viale Strozzi, dove appunto chiunque può andare, può accedere e acquistare direttamente tutto questo materiale di interesse. Grazie al colonnello Cespi. Colonnello Cespi cosa fa? Corre? Io gioco a calcio personalmente, però in questo contesto della maratona, francamente, quest'anno faccio passo, diciamo, va bene. Grazie all'esercito italiano.
il formaggio fra i più famosi del mondo per come gadget di una maratona in grande crescita. Sto parlando della Maratona di Brescia, che prevede anche la mezza maratona o la 10 km per coloro che non amano le lunghe distanze, e che quest'anno, l'ultimo anno, ha visto un grande numero di partecipanti in grande crescita, raddoppiato praticamente. Insieme a Stefano ci racconterà cosa accadrà il prossimo 13 di marzo. Siamo giunti intorno alla 15ª edizione l'anno prossimo della Brescia Art Marathon, e il nostro format unisce quindi le tre distanze: maratona, mezza maratona, 10 km, per, diciamo, avere una grande festa dell'atletica. E il percorso nostro è un percorso tutto completamente cittadino, quindi tutto su asfalto, molto filante, che parte dalla zona stadio, zona ospedale, per arrivare in centro a Brescia, in Piazza della Loggia. Piazza della Loggia, che è molto bella anche dal punto di vista artistico, quindi consiglio Brescia anche per questo, perché non è molto conosciuta sotto questo punto di vista, ma dal punto di vista artistico ha molte bellissime cose da vedere. Come ha detto Stefano, l'anno scorso abbiamo avuto 4.000 partecipanti, abbiamo quasi raddoppiato la quota dell'anno precedente, e quindi puntiamo quest'anno a ancora di più ad espanderci e a crescere il numero di partecipanti. È la prima volta che veniamo a Firenze e quindi speriamo di ritornarci presto. Brescia un po' come Firenze, si corre in centro, quindi gli atleti, i podisti o i camminatori, perché ci sarà anche una non competitiva che vedrà un fiume di persone partire proprio a ruota della maratona, della mezza maratona. Città storica, città d'arte, quindi si può approfittare anche per una breve vacanza. Esattamente, quindi come ho detto prima, consiglio Brescia da questo punto di vista, e anche il nome della maratona, Brescia Art Marathon, si lega a questo, anche perché ogni anno alla corsa sono legate numerose iniziative nel campo musicale o artistico, che puntano ad arricchire ancora di più questa manifestazione. Timothy Chaplin è uno degli assistenti di gara della Maratona di Firenze, di tante altre manifestazioni, tante altre maratone. Quest'anno, per la prima volta dopo lunga militanza nel mondo dei pacemaker, sarà a fare il volontario. Ebbene, proviamo anche questa esperienza. Comunque sono ruoli tutti molto importanti per la riuscita ottima di una gara come questa, che ha tantissime persone iscritte, tantissimi corridori, e quindi, non potendo garantire, diciamo, il mio servizio da pacer, ho deciso che faccio anche questa esperienza da volontario, e tra l'altro in un ruolo anche abbastanza delicato, perché all'ultima curva praticamente devo, insieme ad altri, mandare fuori dal percorso quelli che purtroppo decidono di fare la gara senza iscriversi e senza il pettorale regolare. E questo sarà un compito grato e ingrato, è un argomento di tema molto attuale. Coloro che fanno finta di iscriversi in realtà poi non arrivano, e noi vi invitiamo a non farlo. Esatto. E quindi, se no, ci sarà Timothy. Mentre per quanto riguarda le tue passate e attuali esperienze di pacemaker, come le vivi? Beh, è sempre un'esperienza grandiosa, perché comunque porti delle persone che vogliono fare un certo tempo e li inciti lungo tutta la gara, soprattutto poi alla fine è il momento clou, e devo dire che non sono mai arrivato in fondo a una gara da pacer che non avessi più voce, cioè proprio alla fine, proprio a forza di incitare, di urlare, dai che ce la facciamo. E non ho più voce, però è una grande soddisfazione, e poi i ringraziamenti che ti danno lì all'arrivo e dopo è veramente impagabile, è veramente una cosa bellissima. Il tuo inglese lo invidio, lo facciamo un saluto agli amici di Runners e Benessere. Ma certo. Friends of Runners and Benessere, it's great to be here with you, and enjoy the time and enjoy this marathon. Take care. L'arte della pasta fresca. Dal 1866 il pastificio Picchiotti di Vinci produce pasta fresca all'uovo, biologica e senza glutine. Un ricco assortimento per ogni cliente, con materie prime selezionate e lavorate nei macchinari più all'avanguardia, con la cura artigianale di una volta. Pasta Picchiotti, la soluzione migliore per la vostra gara podistica. Gli unici che producono anche senza glutine. Pasta Picchiotti, la tua pasta.
Da pochi giorni conclusa l'edizione numero 9 dell'Eco Maratona del Chianti, si festeggerà il 2016 con la decima edizione. Il prossimo 15 e 16 di ottobre torna Eco Maratona del Chianti, torna passeggiando per cantine, con Cristiana proprio per parlare di questo. Sì, salve, siamo appena chiusa la nona edizione di passeggio dell'Eco Maratona, pensiamo già alla prossima edizione, la quinta di passeggiando per cantine. Sapete tutti che è un tour eco gastronomico dove si mangia e si assaggia e si degusta del vino. L'anno scorso abbiamo avuto tantissimi stranieri, quest'anno speriamo di ampliare i nostri partecipanti prendendo sempre più persone dall'estero. Quest'anno abbiamo chiuso 850 iscritti, speriamo il prossimo anno di mantenere questi numeri se non aumentarli. Il tour è di 7 cantine dove potete degustare vino e mangiare pietanze tipiche del panorama senese. Dall'altra parte con Mauro, perché Mauro ha tante novità da raccontarci per il 2016. Sì, buongiorno a tutti. Le novità vere del 2016 sono che è una decima edizione e sarà un'edizione speciale. Avremo, grazie alla collaborazione col Consorzio del Chianti Classico, che anche lui festeggia i 300 anni di vita del Chianti Classico, del Consorzio, grazie a questa collaborazione riusciremo a fare una 42 speciale con la partenza dal castello, dentro il castello di Broglio. Quindi la 42 cambierà partenza non più dal paese di Castelnuovo, ma partirà dal castello di Broglio. Quindi. E quindi un luogo storico dove è nato, lo possiamo dire, il Chianti Classico. Sì, è un luogo appunto dove è nato il Chianti Classico e avremo la prima parte, i primi 25 chilometri completamente inediti, con l'attraversamento delle cantine più prestigiose del Chianti Classico. Apertura ufficiale delle iscrizioni? Ma l'apertura la stiamo facendo in questi giorni a Firenze e poi proseguirà dal 1 dicembre con la promozione di Natale, quindi per chi non può venire in questi giorni a Firenze potrà comunque usufruire della promozione di Natale. E poi si partirà l'iscrizione comunque già aperta da questo momento, ecomaratonadelchianti.it. Precisamente, con Maratone Chianti troverete tutte le indicazioni per l'aggiornamento del percorso, eccetera. Lo stiamo appunto studiando proprio in queste settimane e penso che per fine mese avremo tutto il pacchetto pronto. Il lunedì di Pasquetta ormai è una tradizione, si corre a Prato la mezza maratona città di Prato e vogliamo dire anche che siamo anche in tariffa agevolata in questo momento. Dunque, fino al 16 di gennaio la tariffa agevolata a 10 euro. E quindi 16 di gennaio, prendete questa data perché poi il 28 di marzo è molto vicino. Molto vicino, sì. Cosa vogliamo dire invece della mezza di Prato? Cosa ci offre anche quest'anno? Dunque, anche quest'anno ci offre innanzitutto il villaggio Maratona, che come l'anno scorso è lì in Piazza del Castello, una delle zone più belle di Prato. Poi abbiamo un bel gadget anche quest'anno, una magliettina nuova, bicolore, che ancora non era stata data dalla Diadora. Poi il percorso è cambiato, non è più il solito percorso, è un percorso molto, molto più bello, via. Non c'è più il viale Galilei, ci sarà il viale Montegrappa, è ancora un po' in fase di definizione. Comunque, viale Galilei non c'è più, è già una cosa... E quindi diciamo stiamo più vicino al centro, stiamo. Più vicino al centro, sì, perché anche insomma viale Montegrappa è in centro, anche quello, quindi... ci si avvicina più al discorso di centro città, via. Diciamo. E poi eventi collaterali con la corsa degli animali ad esempio, con la passeggiata per chi vuol venire la domenica mattina a fare due passi in centro. Sì, la corsa con l'amico Fedele a quattro zampe, poi c'è la passeggiata come tutti gli anni. Quest'anno non c'è il giro per le cantine, che veniva fatto il sabato. E questo ci pensano gli amici dell'Eco Maratona del Chianti che abbiamo intervistato, con cui condividete lo stand. Sì, anche perché è una bella condivisione perché hanno delle ottime argomentazioni.
Bene, quindi diamo l'appuntamento il 28 di marzo a Prato per la mezza maratona di Prato. Va bene, mi raccomando, vi aspetto numerosi, eh. Venite. Anche questa sera siamo arrivati alla conclusione di una lunga carrellata di interviste, di fatti e personaggi che vi abbiamo presentato come sempre nella nostra trasmissione Runners e Benessere. Martedì sarà giorno di gare, martedì prossimo l'8 dicembre in particolar modo si corre la mezza maratona a San Miniato con anche la mezza maratona in due, la potete fare in due persone anche per prepararvi a quello che poi sarà un altro degli eventi dopo Firenze Marathon, la Maratona di Pisa, un altro grande evento che si svolgerà il prossimo 20 di dicembre. E a proposito di fatti e personaggi, siamo qui con uno dei personaggi del mondo sportivo fiorentino, dico del mondo sportivo perché è l'assessore allo sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci. Firenze a questo momento chiude i battenti di Firenze Marathon, anche se noi siamo qui ancora all'Expo, siamo però e poi riapre ad anno nuovo nel 2016 con tante altre manifestazioni e il Comune naturalmente sempre insieme alle società sportive che organizzano e Firenze Marathon in questo caso. Ma assolutamente sì, poi in realtà l'attività non si interrompe mai del tutto perché c'è il filo rosso di Firenze Corre che tutti i mercoledì fa correre migliaia di fiorentini per le strade del centro e non soltanto del centro della città. La Firenze Marathon, la Maratona di Firenze, questi 42 km e 195 metri sono il punto d'arrivo della stagione del podismo fiorentino, della grande stagione del podismo fiorentino che poi appunto riparte di gran carriera già a gennaio con il cross alle Cascine, il trail a marzo e poi la grande primavera delle manifestazioni che come tutti gli anni sarà sempre ricca di tanti appuntamenti da non perdere per tutti i tipi di podisti, per tutti i tipi di allenamento, perché Firenze è una città che corre, una città a cui piace e piace tanto correre. L'anno scorso, diciamo nel primo anno sportivo, considerando l'anno sportivo come l'anno scolastico, oltre 100.000 persone hanno corso in manifestazioni organizzate a Firenze, grazie allo straordinario lavoro delle associazioni sportive, grazie allo straordinario lavoro degli uffici anche del Comune che si danno sempre un grande affare per far sì che questi eventi si possano tenere in una cornice di bellezza, cercando di limitare al massimo i possibili disagi per chi non partecipa. Insomma, una grande stagione che promette di essere ancora più bella, ancora più allettante per l'anno prossimo, per tutti gli appassionati della corsa. Grazie assessore, dietro a noi invece ci sono i volontari della Firenze Marathon che stanno distribuendo i cosiddetti pacchi gara, premio di partecipazione che dir si voglia, hanno omaggiato anche l'assessore del premio, sarà un pettorale, ci sarà probabilmente all'interno. Sì, penso di sì, anche se non ne farò un grande uso perché non parteciperò alla maratona e sicuramente ecco, dietro di noi la citazione è veramente d'obbligo e doverosa perché se Firenze vive una grande stagione delle corse su strada, una grande stagione del podismo, una grande stagione dell'atletica, lo deve tanto a questi ragazzi che in tanti regalano il proprio tempo libero allo sport fiorentino. Alla maratona sono 2.300 i volontari con le iscrizioni per fare volontari chiuse 10 giorni fa perché la richiesta di fare volontari era ancora più alta di quella che è già di per sé spettacolare. È una città che fa sport, è un mondo che ha voglia di essere partecipe con lo sport per la città di Firenze, quindi questo è veramente un messaggio bellissimo con cui chiudere l'anno e con cui iniziare l'anno nuovo. E con questo bellissimo messaggio chiudiamo anche la nostra trasmissione, l'appuntamento come sempre è a domenica prossima e noi vi auguriamo una buona notte a tutti voi.